Dai, ti prego, una gioia! Fammi vincere, ti scongiuro! Videogame! Ragazzi, come avete trovato nel mio canale? Oggi sono qui, signore, nel primissimo video su Marvel Snap! Io non so se tutti voi conoscete questo gioco, io mi auguro per voi di no, ragazzi. Perché? Perché questo qui è un gioco, prima di iniziare a giocare, prima di iniziare a scaricarlo, dici: ma no, ma a me non mi piace mondo Marvel, ma no, ma a me non mi piacciono i giochi di carte. Il primo, a parte in una cosa, che non mi piacciono i giochi della Marvel, oppure la Marvel, perché io vado matto per il mondo Marvel, ma un po' meno per i giochi di carte. Io ho fatto una domanda: ma si spendono, devi per forza spendere soldi, un po' come magari Clash Royale in questo videogioco, per giocarci? La mia risposta è stata no. Cioè, non è un pay to win. Per crescere di livello potresti farlo in una maniera però furba. E pensateci, ragazzi, se volete spendere soldi in questo gioco, perché io ho fatto un gravissimo errore. Ho speso soldi in questo gioco un po' troppo presto, perché volevo i miei punti, volevo ampliare le mie carte. Mi sono trovato in un rank system che adesso vi andrò un po' a spiegare, che non mi rappresentava, non rappresentava le mie abilità. Quindi di conseguenza io mi sono ritrovato a giocare contro gente che sapeva giocare effettivamente, quindi io ho perso punti. Ma andiamo a vedere bene, ragazzi, nel dettaglio che cosa vi sto parlando. Qui siamo nella schermata principale Marvel Snap, signori. Allora, ho scaricato un'applicazione su PC, perché è disponibile per telefono e per PC ed è gratis, ok, Steam, che praticamente ti fa vedere il deck che stai utilizzando. Allora, vi spiego in maniera più veloce possibile, ok. Appena accendete il gioco voi vi trovate in questa schermata, cioè, e questo qua che è il vostro rank system. Come vedete io sono Vibranio, ok. Poi c'è Omega, Galattico e Infinito. Diciamo che per giocarci da 2 settimane sono messo anche abbastanza bene. Qui trovate la vostra collezione. Io non sono molto avanti, vi dico la verità. Devo ancora capire un po' il posizionamento in cui sono. Serie 3, serie 4, serie 5. Ancora non lo so, è il livello delle carte. Ma come fai a salire di livello, a sbloccare le carte? Attraverso questo punteggio qua. Questo punteggio stabilisce un po' il tuo rank system. Quindi tu ti andrai sempre a scontrare, per questo che vi dicevo prima, occhio a shoppare con gente che ha più o meno il vostro stesso livello di collezione. Ma come fai a salire di collezione? Semplicemente, raga, con questi qua, che questi qua sono i vostri crediti, ok. Questo è il negozio. Oh, mi è uscita una nuova carta serie 5, che cos'è? Puoi spostare questa carta una volta, non ci sono limiti su dove puoi giocare o spostare questa carta, non ho capito. Allora, hanno appena fatto un grossissimo aggiornamento, hanno fatto un aggiornamento di cosa, anche perché questo gioco qua è molto aggiornato, ok. Ci troviamo davanti alla sezione negozio. Semplicemente qua la sezione negozio trovate un po' ogni tanto delle offerte che poi scadono, dove potete trovare delle carte. Questo ad esempio è Thor, ma con una variante di Trog fatta da Oliver Coipel e Matthew Wilson, ok. Qua ci sono anche poi tutte le cose da scoprire, perché poi le carte, ragazzi, come sono fatte le carte, vi appassionerete se ci giocherete, ve lo assicuro. Qua ci sono i gettoni del collezionista che vi serviranno appunto per comprare queste carte. Ad esempio io ne ho 3.400, questa costa 6.000, non posso. Tra 2 ore e 8 minuti mi esce una nuova carta. Ogni tanto le offerte giornaliere vi sbloccano appunto delle varianti di carte. Ad esempio qua c'è quella di Venom, non mi piace, io ho comprato quella di Daredevil, che adesso ve la faccio vedere. Vedete, Daredevil originale è questo, appena lo sbloccherete ci avrete questa qua, poi trovate la variante. Io ho comprato questa variante qua, molto bella, come vedete anche in 3D, ok, perché c'è la possibilità di sbloccarle anche 3D, poi tutte animate eccetera. Adesso vi faccio vedere anche la versione, una delle versioni più complete, magari Ant-Man. Questa è la carta base, ma con il disegno di Edward Petrovich e Ryan Kinyard. Però voglio farvi vedere una carta Infinito, che dovrebbe essere questa di Sunspot, che io adoro, ragazzi, veramente bellissima. Guardate la cornice animata e tutto. Vi assicuro, ragazzi, che dopo un po' che voi capirete com'è il gioco, vi appassionerete davvero al modo in cui sono fatte le carte. Veramente tanta roba. Per aumentare di livello, ok, quello che vi dicevo prima, per aumentare di livello basta semplicemente potenziare le carte attraverso questi, i crediti e i punteggi che hanno le vostre carte. Come si sbloccano i punteggi delle vostre carte? Giocandoci. I potenziamenti, i crediti li acquistate nello shop attraverso l'oro, oppure li sbloccate attraverso le missioni che vi sbloccano ogni 2 ore. Tipo ci sono delle missioni da fare che vi dà, ad esempio io oggi avevo 20 punti, ho fatto 2 missioni, sono a 135. Con 135 punti io ad esempio posso modificarmi, adesso ve lo trovo una carta che posso modificare, facciamo, le ordiniamo da migliorabili, posso aumentare Abomination, adesso vi aumento lui che lo uso, Absorbing Man, e io vado su. Ora ho sbloccato 10 potenziatori di Deadpool. Fantastico, perché anche Deadpool lo uso tantissimo. I potenziatori di Deadpool li trovate qua. Adesso mi ha dato 10 potenziatori. Quindi io, volendo, appena arrivo a 200 crediti, posso
potenziare Deadpool alla carta successiva. Potete farlo davvero tante volte, ragazzi. Una volta che è arrivata alla fine di un potenziamento di una carta, si sblocca, parte da capo con una nuova grafica. Vi può uscire una grafica veramente molto figa, ragazzi. Se sculate. Ma come funziona il gioco? Adesso ve lo andrò a far vedere. Qua vedete in alto il mio deck. Potete farne tantissimi di deck. Io ho il deck con l'abilità scarta, che poi vi farò vedere come funziona. Ma ci sono tanti effetti che si possono applicare nel deck e girare intorno alle carte. È un gioco molto di strategia, ragazzi, cosa che inizialmente non sembra. Abilità comuni ci sono quelli della scoperta, gli effetti continui, nessuna abilità, una carta che senza abilità, lo scarto, che è quello che ho io, lo spostamento, che io non so utilizzare, lo spostamento e il distruggi. Al momento io so utilizzare distruggi, scarto, effetto continuo e la scoperta, questi quattro qua. Quello che preferisco di più è il distruggi, ve lo faccio vedere il mio deck distruzione. Questo è il mio deck distruzione con Deadpool, Nova, Bucky Barnes, Carnage, Okoye, che vabbè, adesso poi ancora qualcosa devo modificare. Wolverine, Venom, Killmonger, Sabretooth, Deathlok, Nimrod e Knull. Ovviamente se avete delle... per chi gioca Marvel Snap, se avete dei consigli, ovviamente io sono qua per... Ciao! Purtroppo mi manca una carta fondamentale in questo deck che è Death, ma non ce l'ho. Ad esempio, vi faccio vedere Deadpool. Quando questa carta viene distrutta, appunto, ti torna nella tua mano con il doppio della forza. Quindi quando tu mangi Deadpool con Carnage, perché Carnage mangia le carte, per ogni carta ti dà 2 di forza, ti torna in mano con 2 di forza. Lo rimetti su, lo mangi di nuovo, ti torna in mano con 4. Ok? Ci sono tante cose, raga, che se dovessi stare qua per... posso fare un video guida o un video dove gioco, perché guida, ragazzi, è davvero molto lungo, ok? Io adesso vado a giocare una partita con il mio deck a livello... con il mio deck distruggi... No, distruggi, scusate, scarta. Scarta cosa vuol dire? Che scarti dalla mano, non che distruggi. La differenza è un po' così, a volte non si capisce tanto, ok? Fondamentalmente, ora, come funziona? Qua avete la vostra energia, ok? Che è uno. Il mio avversario si ritira. Ringrazio. Vince così. Un punto. Grande. Ora guadagnate un punto. Su ogni livello c'ha 10 punti. E io ho preso uno adesso in questo momento. Vedi, Lady Sif potevo potenziarla, ma ho potenziato quell'altra, l'Absorbing Man. Sotto avete il mana, chiamiamolo mana, ok? Che era uno. Il primo turno è uno, il secondo turno è due, il terzo turno è tre. Ci sono 6 turni. Le partite sono molto veloci, ragazzi, ok? Ogni carta ha il proprio mana in alto a sinistra, il livello di utilizzo, e la propria forza. Ci sono 3 campi. Dovete sempre stare attenti al perk del campo. In questo turno tutte le carte devono essere giocate qui, quindi io per forza devo giocare là. Ma giocarmi Blade all'inizio, queste carte qua non mi conviene, quindi io skippo sempre. Si può anche skippare, anche l'avversario ha skippato in questo caso. Abbiamo il secondo campo, che purtroppo è molto brutto, soprattutto per il mio deck, perché ora io non pescherò più carte fino alla fine. E quindi io no, mi manca Dracula, l'Infinauta e Apocalypse, soprattutto le carte più forti che girano intorno a questo deck. Quindi di conseguenza io cercherò di andare su di Sunspot, che Sunspot praticamente ogni volta che non giochi una carta, oppure che ti rimane a fine turno un po' di energia, viene applicata lui. Infatti ora che io ne ho uno qua, che ne avevo 2, lui arriverà a 1 al posto di 0. Sono tante cose da spiegare, ragazzi, ma questo video più che altro vorrei che fosse una scalata fino almeno all'Omega, perché mi piacerebbe tanto arrivare all'Omega. È uscito l'Isola dei Mostri come terzo campo, che aggiunge un campo di forza, aggiunge un mostro al campo di forza. Ci interessa Ni, ok? Ora io vorrei andare a giocare Lady Sif, perché scarta la Lady Sif in questo caso non è molto molto worth, vi dico la verità. Potremmo andare di Morbius, che ogni carta che viene scartata acquisisce dei punti. Quindi io potrei fare anche questo. Lui mi ha giocato Cosmo, che è molto 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 difficile in un deck come il mio. Purtroppo mi ha scartato la carta più forte, perché le abilità alla scoperta non si attivano in questo campo. Quindi alla scoperta cosa vuol dire? Che quando tu metti una carta si scopre. Quindi si scopre. Io, lui ha la priorità in questo momento, che si capisce dal bagliore oro. La priorità si acquisisce essendo in vantaggio. Quindi se io avessi giocato alla scoperta e avessi avuto la priorità, la mia carta si sarebbe scoperta e avrebbe attivato gli effetti. Ma Cosmo non avrebbe funzionato in quel turno. Negli altri turni ovviamente sì. Ora io gioco lei, Calling Wing, che mi scarta la mano dalla mano la carta col costo minore, che è Swarm. Mi do dei punti con Sunspot, in modo tale che io Swarm adesso ne ho 2 a costo 0 con 3 di forza. Ok, siamo al quinto turno. È molto difficile, ragazzi, vincere in questo caso. Però io ora vorrei andarmi a potenziare così. Vediamo come funziona. Vediamo cosa gioca il ragazzone. Perché Marvel Snap? Perché qua c'è uno snap. Snappare cosa vuol dire? Acquisire il doppio dei punti. 8 punti se snappiamo entrambi, ok? Quindi cosa vuol dire? Che mi becco 8 cubi se vinco. Se perdo me ne tolgo 8.
ma ci si può sempre ritirare. Se si riesce a capire il deck dell'avversario, in qualche modo tu riesci a capire se lui può vincere o meno. Ma in questo caso è molto complesso. È molto complesso. Per capire effettivamente se lui può vincere o meno, bisogna cercare di capire intanto il deck. Ok, per questo che vi dico di scaricare questa app, che è molto forte. Però lui potrebbe fare 12 punti da qualche parte. Lui potrebbe prendersi questo campo o questo. In entrambi i casi io potrei giocare in mezzo, no? O questo campo ormai l'ho perso. Potrei andare a pushare un altro campo. Secondo me lui vuole prendersi questo qua con il 12. Però lo perderai comunque. Quindi magari lui vuole andare a rafforzare con un'altra carta qui. Quindi secondo me lui ha perso. Dipende che carte c'ha, raga. Vedete, in questo caso io, avendo una carta da 4, ho sbagliato ad andare avanti. Però c'era comunque in finale due cubi. Ci poteva stare. Io dovevo ritirarmi in questo caso, perché comunque essendo in vantaggio di 2, lui bastava che avesse una carta che mi superava con un bel perk alla scoperta, assegna 3 di forza tutte le carte in questo campo. Io perdevo, raga. Per me ho sbagliato sicuramente ad andare avanti, però comunque ho perso 2 cubi. Però facendo questo ragionamento qua, poi ti trovi a dei ranchi bassissimi. Io da quando ho incominciato a capire quando ritirarmi o meno, sono aumentato tantissimo, raga. Io sono stato praticamente una settimana fermo a 60. Ora prendiamo un altro, facciamo un altro match. È molto più facile, ragazzi, capirlo giocando che capirlo in un video, vi assicuro. Cittadella di Unslow, le abilità effetto continuo sono raddoppiate. Io non ho carta effetto continuo, quindi magari andiamo di Sunspot. Lui ora c'ha, secondo me lui c'ha il deck con il deck con capelli bianchi, oddio come si chiama. Perché quando tu prendi carte che non sono dell'iniziamento della tua mano, si becca i punti. Allora, le carte 1, 2, 3 non possono essere giocate qui. Scarta la mano dal costo minore. Wolverine, se lo scarto, mi entra in campo col doppio della forza. Swarm, mi entra in campo, mi ritorna in... Ecco, Mr. Collector, con i capelli bianchi, intendevo lui. Ok, abbiamo Wolverine al doppio della forza. Fantastico. Stesso turno puoi spostare carte in questo campo. Ok, allora Swarm ne scarta una a caso. Mi sa che mi conviene giocare lui, raga. Giochiamo lui, andiamo a rafforzare un po' Sunspot, anche se secondo me toccherebbe andare qua, perché forse lui con New Collect potrebbe andare forte. Purtroppo ancora voglio farvi vedere Dracula, ragazzi, che è fortissimo Dracula, cioè sto deck qua gira intorno a Dracula, ok? Ok, ora ho l'Infinauta. Io, avendo Sunspot, posso permettermi di skippare, perché è come se giocassi una carta da 4 punti, vedete 4. Allora, Morbius dovrebbe entrarmi in campo con 2. Però se io adesso gioco, Dracula non mi torna più, quindi adesso devo puntare sull'Infinauta. Ok, questo campo con Professor X se l'è preso, ok? Ora, io ho 6 punti, devo giocarmi l'Infinauta da qualche parte. In teoria potrei anche quittare, ok? Perché un campo se l'è già preso. Qua, se lui va, se mi butta una carta da 12, o comunque mi mette anche Ultron o qualsiasi altro Doom, perdo. Quindi qua mi conviene ritirarmi. Ma raga, avete visto, mi sono ritirato, perché se io giocavo, se avessi giocato l'Infinauta qua a sinistra, andavo a 29. Però magari lui giocava, che ne so, una carta da 8, che nell'ultimo turno è molto semplice, mi batteva, raga. Poteva perdere solo lui stesso e basta, raga. Ma è difficile. Vorrei vincere un game, gentilmente. Adesso ne faccio un altro veloce, poi passiamo al deck di istruzione. Poi magari per i più esperti consigliatemi un deck qua sotto, o per chi magari vuole approcciarsi al mondo di Marvel Snap, che è molto figo, ragazzi, credetemi. Basta che commentiate qua sotto se avete bisogno di consigli, lui ci sono. Allora, Baronia di Sinistro. Questa per il mio deck, raga, è una merda. Baronia di Sinistro è molto forte, con gli effetti continuo alla scoperta, alla sorpresa. Allora, io qua adesso ho Dracula. Dracula scarta una mano, una carta dalla tua mano all'ultimo turno, raga. È per quello che io ho l'Infinauta e Apocalypse. Se io ho Dracula in campo e ho solamente l'Infinauta, lui scarta l'Infinauta e ho 20 di forza a costo 0. Terei Morbius adesso. Morbius effetto continuo? Sì, Morbius a sinistra. A destra, scusate. Allora, io avrei voluto giocarlo a sinistra, però non so se effettivamente mi conveniva. Non posso giocare carte lì dopo il quarto turno. Raga, allora, giocarmi Sword è complesso, perché scarto adesso una carta e è capace che mi scarti Dracula. Quindi io skipperei il turno, raga. È per quello che Sunspot mi serve il primo round, perché così è come se avessi giocato una carta e avrei avuto 3 di potenza. Ah, ho capito che deck c'è. Questo c'è il mio deck effetto continuo. Allora, Lady Swift scarta la mia carta dal costo maggiore, quindi mi gioco lei qua a destra. Così Morbius va a 2, io vado a 6, quindi qua arrivo a 6. Mi scarta Apocalypse, che aumenta la sua forza. Quando la carta dalla tua mano, rimetti in mano con forza 4. Vediamo cosa fa il tipo. Ok, il campo di destra ce lo siamo presi al momento, a meno che lui non abbia qualche sorpresina da darci. Ora è il momento di giocarmi Dracula. Magari adesso posso permettermi di scartare una carta, visto che abbiamo anche Morbius. Magari ce la mettiamo qua. Oh, lui ha snappato. Allora adesso io me la voglio rischiare, ragazzi. Me la snappo. Quindi adesso io
Il prossimo turno si perdono 4 cubi. O si vincono 4 cubi. E l'ultimo turno 8. Siamo al quinto turno. Bisogna rischiare, raga. Ti prego, scartami Wolverine. Oh, cazzo. Dracula, godo. Oh mio Dio, raga. Ha giocato Professor X. Però a sinistra lui probabilmente va con... Allora, pensiamo bene qua, ragazzi. Perché qua possiamo fare la svolta. Ci sono solo 6 punti di differenza. Quindi potrei anche tenermi Sword. Sunspot non mi conviene. Allora, se io vado a sinistra, mi becco 9 punti. 9 per 4, 36. Lui però può andare su forte. Perché io potrei fare anche... Come funziona così? Perché questo campo è già mio. Io devo puntare al fatto che lui... Ah, raga, ho vinto. Ho vinto per forza. Perché adesso Dracula... Dracula mi scarta. O Apocalypse o American Chavez. A meno che lui non abbia davvero una carta che rafforzi questo. Vediamo. Vedi. Cazzo. Niente, raga, ho perso. Spectrum li sta bustando tutti. Ho perso anche il campo di destra, non ci credo. Oddio, madonna, sta per pochissimo, raga. Ma che cazzo è? Cioè, non c'è... Ma avete visto? Che sfiga. Minchia, è stato bravo lui, raga. Porco due, raga. Minchia, ero se... Oggi ho fatto un flawless della madonna con sto deck qua. Adesso vado a fare il video, ovviamente perdo tutto. Ok, ragazzi, ultimo game con il deck distruzione. Dobbiamo distruggere le nostre carte, non scartarle, distruggerle. Dobbiamo avanzare di livello, ragazzi. Sono fermo a 75 da troppo tempo. Mi stanno uscendo un po' di campi sfortunati oggi, ve lo dico. Troppi deck counter. Quando gira così, raga, dovete spegnere. Ah, questo c'ha le gemme. Io non so neanche come funzionano. Ha scartato Okoye, che va benissimo. E poi a lui ha scartato Logjaw. Ora meglio, perché Logjaw è un dito in culo, raga. Ok, andiamo avanti. Deadpool, se mi gioca dopo Cosmo, raga, impazzisco. Per quello che io prima del terzo round devo avere la priority, io. Perché così almeno una mangiata me la faccio. Dopo mi gioco Deadlock qua in mezzo. Carnage, se mi viene fuori. Ancora meglio Venom. Che palle. Ok, le carte hanno un costo ridotto di uno. Questa cosa mi piace. Così faccio così. Come fa ad avere la priority lui con 3 gemme? Cristo Dio! Che palle! Sti deck! Vai, vinciamo, raga! Per forza! Niente. No, raga, è inutile. Basta. Mi sta mettendo troppe carte che mi counterano. E non mi sta dando... Che adesso non mi dà Killmonger. Cosa voglio fare, raga? Sta distruggendo. Killmonger mi scarta 1 e 2. Io li distruggo tutte le gemme con Killmonger. Così impari, figlio di putt... Bastardo. E dammi null, zio cagnone, dammelo. Ma perché? Mangiamoci Venom. Mangiamoci tutti con Venom, va. Vado a 9. E poi c'ho Deadpool a costo 0 praticamente dopo. No, sempre a 1. Se c'ho null non posso giocarlo. A costo 0. Dottor Doom, sei un figlio di puttana. Grandissimo. Però Killmonger, raga, è il... Oh... Oh, 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 oh. Ora bisogna stare attenti. La snappiamo, raga. Proviamoci subito. Bisogna vedere dove gioca lui. Perché con Knull 25 lui penso che lo sappia che ce l'ho. Ah no, lui qua però può spostare carte, eh? Potrei andare mid. Il prossimo turno puoi spostare una carta nel suo stesso campo. Dai che questa roba qua lo aliena. Minchia, raga, l'ho recuperata, eh. Peccato per Wolverine e Deathlock, però l'ho recuperata. Dai, ti prego, una gioia! Fammi vincere, ti scongiuro! Videogame! Fammi vincere, poi. Aplasti, fai a modo! E qua per il content bisogna farlo, eh. Bisogna farlo per il content! Non ci credo. Shang-Chi... Raga, madonna. A lui gli fa girare le carte. Ma ho perso una marea di punti sto video.
ragazzi, questo è Marvel Snap. Ti va bene ogni tanto? Quando ti va così devi spegnere, perché boh, sembra fatta apposta. Assurdo. Alt F4, via dai maroni. Il gioco è bello, ragazzi. Il gioco ti diverte. Il gioco ti fa incazzare. Però ci si diverte, raga. Fatemi sapere con un bel like, un bel commento se vi è piaciuto il gioco. Siamo domani con un'anteprima molto speciale alle ore 14. Quindi vi aspetto, ragazzi. Vi mando un bacione. Qui da Gabo di Square è tutto. Ci vediamo in live questa sera alle 19. Ciao, ragazzi. Ciao.